Art Cloud Network International, azienda italiana specializzata nella creazione e realizzazione di progetti finalizzati al patrimonio culturale, ha assunto un ruolo importante nel piano di ricostruzione e valorizzazione messo in campo dal governo dell'Azerbaigian per le aree tornate sotto il suo controllo del Karabakh, regione oggetto di un conflitto con l'Armenia. Il progetto è stato uno dei temi centrali presentati il 18 novembre in una conferenza presso la Biblioteca Centrale Nazionale a Roma. We are very happy that Italian companies are the second companies after the Turkish companies who is working in Karabakh region, and we are very thankful for being with us in these projects, and I hope and I know that it will be continue in the future. Il centro del progetto di Art Cloud Network è quello di sanare le ferite di una guerra ricostruendo la memoria di un territorio grazie al digitale. Abbiamo iniziato la collaborazione durante lo sfortunato periodo della pandemia, andando a visitare invitati, posti che saranno stati, diciamo, toccati da occupazione e dopo la conseguente liberazione, e ci siamo resi conto di un patrimonio importantissimo, culturale e sociale, che comunque era andato perduto. Da lì, grazie anche alla nostra expertise maturata in tanti anni di lavoro in diversi settori, in diverse anche specializzazioni, abbiamo offerto la nostra collaborazione per portare avanti diciamo una parte della ricostruzione culturale del paese. Art Cloud Network in particolare fornisce consulenza e progettazione per il recupero del patrimonio artistico-culturale. In questo momento diciamo, abbiamo iniziato con una grande città diciamo, dove parte la grande ricostruzione, perché è la più grande ghost town attualmente esistente al mondo dopo la distruzione, e abbiamo iniziato appunto da Agdam e poi stiamo andando avanti adesso su altre sei località, quindi sei città, che sono anche oggetto da parte dello Stato di un'opera di ricostruzione molto importante per la ripopolazione in generale di questo territorio.